Eccoci, ecco il Glamour Dresser, che sarebbe il mobile, diciamo, dove noi possiamo attivare tutte le funzioni di Glamour. Allora, io ci ho già lavorato un pochetto, anzi, un po' più di un pochetto. Allora, ci ho buttato dentro un po' di roba che avevo e che mi dava anche fastidio nello zaino. Allora, ci ho messo un po' di tutto, sinceramente, anche galvanizzato dai 200 posti, mi sono svuotato di tutte quelle armi prese dai Primal, di cui non me ne facevo nulla. Quindi, per esempio, avrei anche quest'altra spada, ma ce n'è già una e qua me lo dice. Guarda che c'è già, quindi smettila, non farlo. Quindi questa io poi la darò alla Grand Company. Poi, per esempio, ho ancora nello zaino... c'avevo l'elmo del Behemoth, eccolo qua, per esempio. Allora, se io ci clicco sopra, lui va, mi chiede conferma, e lui va a posizionarsi lassù in cima, lo vedete? Posso anche metterci il cappello, questo qui, perfetto. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Vabbè, io direi che al momento non ho altro da metterci dentro. Ok, ecco, mettiamoci anche questo. Ah, ce n'è già uno, mi dice che ce n'è già uno. E allora niente, questo lo darò via. Allora, adesso io sono uscito perché purtroppo facendo cerchio si esce automaticamente. Vedete che sulla sinistra ci sono tutti gli oggetti che ho depositato. Ho già creato dei glamour prendendo i pezzi qua e là. Allora, il mio primo glamour è quello da Lancer. Vedete che c'è una crocetta rossa sull'arma perché in questo dato momento... il mio job è il White Mage, quindi non posso mettere questo glamour. Voglio andarlo a mettere sul mio Lancer, però che mi pare che non ce l'abbia ancora. Vado a cercarlo, vado a cercare il mio Dragoon, che è questo. Allora, il mio Dragoon è ancora vestito a caso, vedete? Oddio, non proprio a caso, è vestito con gli oggetti di più alto livello, quindi penso alla roba del dungeon. Se io vado qui, Glamour Plate, posso andare a selezionare questo Glamour e fare Apply. Il mio Lancer, il mio Dragoon, è a posto. Il mio monaco, tra l'altro mi è venuto un messaggio, qual è il problema di questo monaco? Non ho... ah vabbè, ok, c'è qualcosa che non funziona nell'ambito del glamour. Vabbè, poco male perché adesso lo sto per cambiare. Vedete, io ho dei guanti nuovi. Sono dei guanti che ho preso nell'evento di Garo. Vado a cambiarlo. Character, vado nel glamour plate. Vado a cercare il mio glamour da monaco, che è questo. Apply. Allora, nel mio glamour da monaco non ho specificato, che ve lo faccio rivedere, non ho specificato l'arma, quindi in teoria dovrebbe andare a pescare l'arma esattamente la stessa che ho. Quindi vedete? Ecco qua, il mio glamour è stato applicato ai pezzi che io ho selezionato. C'è stato una parte che non ho puntualizzato, quindi non ho sostituito con un glamour, quindi l'arma rimane quella. Fino a che non trovo un'arma che mi piace, oppure quando comincerò a pensarci, allora magari andrò a migliorare il mio set. Diamo un'occhiata al mio... vediamo... il mio warrior. Ah, intanto il mio monaco lo dobbiamo salvare in qualche maniera. Facciamo così. Ok. Il mio warrior... mi dà un sacco di problemi. Sapete perché? Perché ho dato via un botto di oggetti. Allora, in pratica io sul Warrior avevo degli oggetti apposta che facessero il Glamour. Poi se entravo nei duty mettevo il Glamour Recommended e quindi mi vestivo praticamente identicamente al Paladino alla fine, perché Warrior e Paladino condividono il loro Glamour. Adesso io in realtà ho il Warrior a livello 68, quindi se io faccio... recommended, vedete che mi aggiunge e mi mette la roba presa dal dungeon, quello sotto il mare. Voglio anche levarci l'elmo, ecco, una cosa di questo genere qua. Non è neanche male, non è neanche male. Però comunque io lo sto usando in battaglia questi oggetti, quindi non li voglio mettere nel mio glamour dresser, perché se li metto lì dentro poi non li posso più usare. Voglio applicarci un glamour. Allora andiamo a cercare. Ecco il mio glamour da Warrior, quindi io lo applico.
Allora, siccome io ho messo che non si vede l'elmo, non si vede neanche l'elmo in questo glamour, quindi vado a cambiarlo e tac, l'arma rimane quella che avevo prima perché non l'ho selezionata. Ultima cosa, andiamo a vedere il... tanto qua salvo, così non mi viene più il simbolo del problema, quello rosso a fianco che poi lì era giallo perché era comunque un problema minore. Andiamo a vedere il paladino. Allora, il mio paladino ha già il glamour, perché? Perché l'ho già fatto prima della patch. Ha lo scudo, vedete? E ha l'arma. Allora, lo scudo, proviamo a cambiarlo. Mettiamoci uno scudo a caso, tipo mettiamo lo scudo della relic. Ok, vedete? Ok, adesso io voglio applicare il mio glamour. Il glamour del paladino è questo. Non ho selezionato lo scudo, perché mi sono dimenticato. Allora, facciamo la prova. Se io faccio apply, in realtà tutto va al suo posto, ma lo scudo rimane quello della relic. Se io adesso vado qui e vediamo se ce l'ho lo scudo. Sì, ce l'ho, perfetto. Edit Glamour Plate, vado a cercare questo e ci aggiungo lo scudo. Tac. Perfetto. Adesso ho anche lo scudo. No, non voglio scartare, quindi voglio salvare. A questo punto io ho ancora lo scudo della relic, ma se vado qui e applico nuovamente, mi cambia anche lo scudo. Quindi così col mio paladino sono a posto. Ho fatto anche altri glamour. Posso farvi vedere, vabbè, quello del... vabbè, questo lo salvo intanto, devo ricordarmi di farlo. Col White Mage ho il mio solito glamour, lo applicherò appena avrò un oggetto nuovo. In realtà non ho altro, posso fare quello del bardo. Allora, io il bardo lo feci ai tempi, ve lo faccio vedere. Lo feci ai tempi come se fosse un Red Mage, che Red Mage non c'era ancora. Quindi, arma. Come arma ci vuole un arco e ho preso l'arco di fuoco. Cappello, ho preso il cappello diciamo, dell'artifact, però colorato di rosso. Qui ho messo la Kirimu, vediamo se c'è da qualche parte. Ah no, non avevo messo la Kirimu, ho messo la Kirimu, questa? Sì, Kirimu, perfetto. Guanti, guanti Kirimu. Braghe, potrei non avere le braghe. Ah no, ho messo questi. Avevo messo i Dragon Skin Bottoms, che sono molto buoni perché sono neri e lucidi. E come scarpe, Kirimo. Vedete? Ho fatto il mio bel glamour da Red Mage, quando ancora Red Mage non c'era. In realtà questo glamour girava su internet, quindi non me ne prendo chiaramente il merito. Quindi andiamo a cercare il mio bardo. Track. Il mio bardo è vestito a caso, ma vado a piazzare. Cos'era? Il 7, l'8, l'8, apri, tac, devo mettere il cappello e siamo a posto. Ecco il mio Red Mage, in realtà bardo. Facciamo ancora una cosa, il summoner ho visto che ce l'ho, ah aspetta, lo salvo, devo ricordarmi di farlo. Il mio summoner, allora questo qua è il mio summoner, è nudo, perché stessa situazione del warrior. Allora, per poter mettere glamour bisogna vestirlo, quindi andiamo su Recommended e qualcosa mi arriva. Trum, mi si veste a caso, ovviamente con equipaggiamenti trovati nel mio inventario. A questo punto posso poggiarci sopra, quindi character, vado qui, vediamo quello da summonare è questo. Apri. Track. Qual è il problema? Le mani. Mi sono dimenticato di mettere le mani. In realtà no, non me ne sono dimenticato. Ho lasciato le mani del set dell'Emperor New. Quindi io vado a rimuoverle e poi ho bisogno di mani. Cavolo, qua non è che ci sia grande scelta, perché le mani di Odino non è che non vanno tanto bene. Allora, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe andare a prendere la roba dall'armoire. L'armoire è dove io ho depositato tutti gli oggetti depositabili, che si possono prendere, diciamo, con le quest o con gli eventi. In realtà non proprio tutti, non proprio tutti. Allora andiamo a vedere cosa abbiamo qua. Questi no, non mi piacciono.
Questi sono tutti bianchi, forse questi potrebbero andare bene, ma sono neri, ma sono colorabili volendo. Ma andiamo a vedere qui. Abbiamo i guanti, per esempio, di Squall. Vedete? Tutto sommato vanno più che bene. Vanno più che bene. Quindi io salvo. E ovviamente io non ce li ho ancora. Quindi vado a sovrapporre il Glamour. Apri. Arrivano i guanti, non sono i suoi, dovrei colorarli quando ho la possibilità, li coloro con il colore giusto, forse ce l'ho anche, non penso, perché non è che vada in giro con troppi colori nei miei retainer. Ho il viola metallico, ho il viola pastello, poi cos'ho? Ah, eccolo qua, Talo Key. Allora, ne prendo uno perché mi basta e mi avanza. Ok, ce l'ho nell'inventario. Allora, bisogna andare di nuovo qui. Bisogna andare a prendere il Glamour. Andare sul 6, no, 7. Qua, colorarlo. Andare a cercare il viola. Ho questo. Lo seleziono. Vedete che adesso ha il colore giusto. Il colore, quindi va nel set. Salvo. Sì, andrà a perdersi chiaramente il mio colore dall'inventario. Io ce l'ho ancora nero perché devo ancora applicarlo. Quindi vado ad applicare il 7. Apri. E cambia colore il guanto. Salvo. Tac. E quindi mi trovo i guanti giusti. Perfetto. Ora magari l'arma poi un giorno. Ma oddio, non sta neanche male. Non sta neanche male. Ultimissimo che voglio farvi vedere è il mio. Per esempio, non so, il mio Fisher. Il mio Fisher è vestito da Fisher, sì, oggettivamente ha gli oggetti del pescatore. Però voglio metterci un altro Glamour, che è un Glamour che ho fatto tanto tanto tempo fa, che mi era piaciuto, adesso l'ho ritirato fuori, che è questo. È un Glamour che avevo visto online e mi era piaciuto e l'ho imitato. In realtà le sue braghe non sono esatte, dovrei colorarle con il nero metallico, per essere preciso. Però poi magari mi capiterà sotto mano un nero metallico. Questo qua è comunque lucido, non è male, non è male, mi piace. Quindi questo è il mio glamour da pescatore. Già che ci sono andato a controllare le musiche. Allora, quella che ho preso con la storia è questa. Che è una musica orientale, adesso io non mi ricordo in che specifica zona si senta, però è quella che ho preso, mi pare, alla fine della storia. Esiste anche, ho preso anche questa, penso di averla presa al Gold Saucer, la Daring Dalliance. Forse per questa musica potreste notare più tardi che la prendo, perché semplicemente c'è una questione di registrazioni. Al Gold Saucer in realtà ci sono già stato, ma lo metterò nella parte successiva. Come sospettavo, c'è un botto di gente anche al Gold Saucer. Cioè, non riesce a uscire da questa schermata, ma è incredibile ogni tanto. Vabbè, non è incredibile, perché c'è un botto di gente. Ok, cosa si fa quando si arriva al Gold Saucer? Si fa il mini cuckpot, istantaneamente per non dimenticarsene. Quindi, vediamo se ho fortuna. Così adesso che sto registrando magari si vede che faccio un punteggio incredibile. Beh, qualcosina riesco a fare, perché questo mi pare che sia 1000. Eh no, 144, come non detto. Ne prendiamo un altro. 2, 7, 6, qua 8. 8 e 7 fa 15, 21, 1080 e mi va bene. E poi l'ultimo. 2, qua c'è un 7, qui c'è un 5, qua c'è un 4. Proviamo qui. No, non è andata bene, speravo nell'1, 2, 3. Bene, premi. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Qua sono armi. Qua sono armature. Ma mi sembra niente di nuovo. Ok, accessori.
altro. Qua ci sono delle emote. Questa ce l'ho già. Questa anche. Ok. Poi. Pettinature, questa ce l'ho, questa anche. Ok. Questi sono dei minion. Limp, ce l'ho. Nero, ce l'ho. Piggy, ce l'ho. Questo l'ho preso. Fenrir, ce l'ho. Questo anche. Questo mi mancherebbe, però non ho abbastanza cose. Ecco la Manderville Barding, io non ce l'ho per esempio, però non sono sicuro che l'abbiano aggiunta oggi. Non ne sono per niente sicuro. Però 150 è un po' tanto. Preferisco aspettare un attimo. Ok. Ecco qui la nuova missione che ci sbloccherà un nuovo minigioco. Lo facciamo subito. Passion for Fashion. Bello come nome. Allora, la chiudiamo già subito questa bella quest. Vediamo dove ci fa andare. Cavolo, vabbè, no, non è tanto distante. Temevo peggio. Hanno anche cambiato delle ricompense per quanto riguarda i giochi principali del Gold Saucer, compreso Cliffhanger, per esempio. Ecco il Masked Rose. Questo personaggio, questa coppia di personaggi. Questa cosa ci dà? Enter Boutique. Vabbè, prima parliamo con lui. E chiudiamo la missione. Questo delizioso personaggio ci sblocca questo minigioco, che è un minigioco settimanale, che ci ricompensa in base alle performance di fashioneria che avremo nel vestire un manichino con un tema specifico. Adesso vediamo di fare già la prova per questa settimana. Potremo vincere da 10.000 a 50.000. MGP che non sono per niente pochi. Ok, bella posa che ha preso, così, a caso. Fashion Report Unlocked. Ok. Bene, aspettando il venerdì, quindi non si poteva fare questo minigioco al momento dell'uscita della 4.2, ma aspettando venerdì possiamo parlare con questi personaggi e riuscire a fare per la prima volta questo giochino settimanale. Allora. Allora, il tema è alta società. Ovviamente il mio abito non c'entra nulla con la tematica, appunto, alta società. Adesso io verrò giudicato, vedete sulla destra una specie di alberello, mi ha dato 52, ora non è follia, però avrei potuto fare di meglio. Quali erano i punti di riferimento per questo giudizio? La testa, il body, direi le gambe, le scarpe e un anello. Quindi qua c'era anche un suggerimento, cioè bisognava mettersi una gonna lunga, un body semplice e forse qualcosa di stoffa in testa. Io ovviamente qualche cosa ho fatto perché comunque sia era di stoffa la parte alta del mio glamour, anche se non visibile. Però comunque ho ricevuto un 52 su 100. Ok, non ho chiaramente preso la migliore valutazione, vedete Jade un po' delusa, il tizio del minigioco che mi sprona la prossima volta a fare di meglio. Ottengo comunque i miei bravi 10.000 MGP che non sono per nulla da buttare.